Ecco, oggi voglio fare una breve analisi comparativa di questi tre orologi. È chiaro che è un pur parler. Compararli sarebbe bestemmia. Siamo di fronte ad un esemplare di Villard, ovvero di 6105-8110. Purtroppo ci sono dei riflessi, no? Ecco. Un Mercur, tutti noi sappiamo essere un sub-brand Seiko, e uno Schalke, ecco qua, che mi è stato prestato dall'amico Mattia, che non è il PAP, mi preme sottolinearlo. Ora, le differenze, perché alla fine quello che preme di più è questo, sottolineare le differenze. L'originale è inimitabile, poi va bene, siamo di fronte ad un esemplare vissuto, gli altri sono praticamente nuovi. Però ciò che mi preme intanto dire è che le misure come cassa più o meno sono quelle. Siamo sui 44. Cambiano, allora, nel Villard le anse sono 19, nei due Omage sono 20, lo si vede, tra l'altro i cinturini sono più larghi, lo vedete. Sicuramente l'elemento più, diciamo, che li distingue è l'innesto della corona. Notare la corona si innesta in maniera, guardate, tale da inserirsi profondamente nella cassa, tanto che appunto non è a filo con le spallette, mentre invece negli altri due è a filo, anzi quasi sborda. Notare, esce un po', quindi già questo è il primo elemento estetico di distinzione. L'altro elemento che è abbastanza evidente è questa parte della cassa, notare qui, che è nettamente più lunga e più pronunciata nel Villard rispetto ai due Omage, alle repliche. Notare, qui è più corta e anche qui, questa parte. Cioè in realtà la corona è più spostata rispetto alle anse. Ritengo che sia probabilmente una scelta dovuta anche al tipo di calibro che viene montato. Allora, il Mercury ha un NH35, non ricordo lo Sharky, non so se lo Sharky ha un Miota, non ricordo in questo momento, dico la verità. Il Seiko 6105. Comunque, questi sono i primi elementi distintivi. L'inserto del Mercurio è un inserto che lascia un po' a desiderare sulla visibilità. È un ceramico, così lo dichiara Pippo, però è un po' diafano, è un po' trasparentuccio, almeno per quanto riguarda i numeri e le serigrafie. Lo Shark invece ha chiaramente un inserto.